Siamo qua per una scalzonata manifestazione di protesta contro la mancanza di ironia, la mancanza di, chiedo scusa per l'espressione inglese, sense of humor del Presidente della Repubblica Francese, che è una grande autorità amica che noi tutti rispettiamo. Ci vuole veramente una totale absence d'humeur e de bonne humeur, monsieur l'ambassadeur, per ridere quando si hanno in pancia quasi 200 miliardi di titoli di debito greco. Si ride, signor Presidente. Ci vuole una grande mancanza di umorismo per fare del sarcasmo nel corso di un piccolo spot che ha messo persino in imbarazzo la signora Merkel. Nel corso di un piccolo gretto spot venuto molto naturale, oddio, diciamo la verità, se mi fanno una domanda sull'affidabilità degli italiani, anche a me può scappare un sorriso, e anche a molti di noi. I francesi e i tedeschi ne sanno qualcosa, è un fatto storico, noi non siamo qui per negare i fatti storici. Però, insomma, l'Italia con cui se l'è presa, con quel suo sarcasmo e con quella sua mancanza di ironia, il Presidente della Repubblica Francese, è un'Italia un po' pop, un po' così dai colori rutilanti, l'Italie de Berlusconi, un'Italia che ha qualche peccatuccio da farci perdonare, non lo nego, lo neghiamo, no, non lo neghiamo, siamo persone serie, ma non è un'Italia così inaffidabile. Perché oltre a 150 miliardi di titoli greci, le banche francesi, poverette, hanno 450 miliardi in pancia di titoli italiani. E noi i nostri debiti li paghiamo. È chiaro? Avete fatto un affare a comprare quei titoli, perché i nostri debiti noi semplicemente li paghiamo. Come li paghiamo? Eh beh, è un sacrificio, è un gravame sulla finanza pubblica, ma lo facciamo. Non è vero che l'Italia non abbia fatto nulla per assestare le cose. Per esempio, monsieur l'ambassadeur, je vous prie de transmettre cette vérité à votre président. Per esempio, il deficit italiano è largamente inferiore al deficit francese. Qualcosa vorrà dire, no? Per esempio, l'avanzo primario, brutta espressione tecnica che vuol dire semplicemente che, messi a lato gli interessi che paghiamo sul debito, bisogna capire come va il rapporto tra entrate e uscite, ce l'abbiamo da primi della classe. È persino brutto dirlo, secondo me dovremmo indebitarci di più e far sviluppare il paese. Però abbiamo l'avanzo primario da primi della classe e secondo gli standard europei, insomma, è un piccolo prodigio di un paese che ha ereditato un grande debito pubblico al quale tutti abbiamo più o meno contribuito, che si è accoppiato con un'economia in nero che ha degli aspetti di manipolazione anche morale, però ha poi degli aspetti da risorsa tipica di un paese che ha inventato l'arte di arrangiarsi, un'economia in nero che possiamo far emergere diventando un paese più virtuoso. Economia in nero e debito pubblico hanno fatto di noi il paese che siamo. Diseguaglianze da sanare, povera gente da mettere in condizioni di responsabilità e libertà, giovani precari da sistemare sull'unica via possibile che non è quella dell'assistenza ma che è quella del lavoro qualificato attraverso misure pubbliche e una grande propensione al rischio che latita, c'è qui in piazza il professor Francesco Gallo che lo ha dimostrato nelle sue ricerche, propensione al rischio che latita. Bene,
noi ci stiamo provando a essere seri, responsabili, senza perdere naturalmente le nostre caratteristiche. Volevo dire una cosa, una delle nostre caratteristiche, e lo dico con molto rispetto, è di avere trovato casa ai francesi in un posto molto bello. L'architetto che si è, diciamo che si è messo ingegnato a fare quella cosa, insomma era piuttosto bravo, non ne cito neanche il nome perché lo conoscete tutti. Allora, noi abbiamo un patrimonio che i francesi tra l'altro custodiscono alla perfezione. Loro sono stati veramente straordinari quando con la consueta gentilezza l'ambasciatore ha avuto la simpatica iniziativa di invitarmi a visitare l'ambasciata e a cenare con lui, lo abbiamo tutti visto, insomma, ecco. E loro lo sanno conservare molto bene, è un paese pieno di grandissime virtù, di grande sapienza. Perché sprecare queste virtù in questo iperattivismo frenetico che qualche volta rasenta il bullismo? Perché deve fare il bullo il Presidente della Repubblica francese? Noi abbiamo ereditato il debito pubblico, lui ha ereditato la Cinquième République del generale De Gaulle, un capolavoro istituzionale che non ha uguali in Europa. Ha ereditato un sistema decisionale pazzesco in cui il Presidente della Repubblica, eletto a suffragio universale, è l'uomo del destino di una nazione e comanda la politica estera, comanda la giustizia, anche molto la giustizia, comanda il governo e comanda in nome del popolo. È una, diciamo, una di quelle cose che prima di Berlusconi in Italia erano abbastanza sconosciute. Si comandicchiava in nome della mediazione tra partiti e parti sociali. Ora, non voglio fare l'elogio di Berlusconi, io sono sempre molto critico verso il nostro Presidente del Consiglio che dovrebbe fare di più. Adesso vediamo, dovrebbe venire Antonio Martino dalla Camera insieme ad altri deputati e dirci che cosa stanno decidendo. Però, detto questo, il Presidente francese ha un'eredità da custodire politicamente superiore alla nostra. Noi abbiamo l'intelligenza delle cose, noi abbiamo alle nostre spalle Machiavelli, ma loro hanno la capacità di realizzare una costruzione statuale che comunque li mette in grado di agire, di ottenere dei risultati, di non dover dipendere dall'umore della signora Marcegaglia o della signora Camusso, di non dover dipendere da vecchie ideologie classiste. E poi scusate, noi abbiamo un giornale che si chiama La Repubblica e loro hanno un giornale che si chiama Le Monde. Leggo in prima pagina: come la crisi dell'euro bouleverse, travolge gli equilibri politici. Poi c'è scritto: in Francia, anche se la destra e la sinistra si attaccano sul tema della credibilità economica, il governo e il Partito Socialista si sanno corresponsabili del credito del paese e della sua tripla A. Tutti sapete che la tripla A in questo momento è un po' ballerina per la Francia. Pagina 12, no, perché qualcuno può dire Ferrara come al solito manipola. Il governo e il Partito Socialista devono cogestire la tripla A. Al di là delle accuse scambiate con la destra, i socialisti si sanno corresponsabili del credito della Francia. Corresponsabili del credito della Francia. Ora, non sarebbe male se Bersani, se Franceschini ci facessero un pensierino, no?
continuano a dire una cosa incredibile, e questo naturalmente non riguarda i francesi. In Francia questo non succederebbe, ecco perché siamo spaventati di tricolori francesi, ecco perché siamo critici verso Sarkozy, ma in modo scanzonato. In Francia questo non succederebbe. Dicono la seguente cosa. Dice, Berlusconi se ne vada, poi si vede. Poi si vede. Ma come poi si vede? Abbiate pazienza. È credibile un governo Monti, il governo presieduto da un tecnocrate apprezzato a Parigi e a Berlino, che fa riforme poderose di strutture e cambia proprio la morfologia dell'Italia, l'antropologia dell'Italia. Diventiamo tutti rodi calvinisti e lavorano come pazzi dalla mattina alla sera e vanno in pensione a 90 anni. È possibile? Non è possibile. Non c'è una maggioranza parlamentare, non c'è una maggioranza psicologica, non c'è una maggioranza elettorale, non c'è la forza per un governo calvinista, riformato.